Ciao popolo di Piccole Magazine, siamo qui a Nautilus Club. Si è appena conclusa la 14ª edizione di Master Queen Lombardia 2025. Con noi la vincitrice Bianca Oliveira. Ciao Bianca, come stai? Ciao, sono molto molto felice, non me l'aspettava. Ma adesso dovete prepararvi per la finale, perché vi farò impazzire. Possiamo dire che lei è la prima trans queen a vincere per la Lombardia, se non ricordo male, giusto? E conosce anche la nostra madrina nazionale, Sibyl Garcia. Sibyl, dici cosa ne pensi? Allora, io sono molto contenta di questa vittoria di Bianca Oliveira, perché Bianca ha provato a partecipare a questo concorso, è sparita dalle scene perché si è presa un periodo sabbatico, ma è ritornata sul palcoscenico con delle grandi novità e, ragazzi, ha fatto impazzire il pubblico e soprattutto la nostra giuria. Ultimo anno in gara perché poteva partecipare, ricordiamo che Master Queen è un concorso per massimo 5 anni di esperienza, Bianca ne ha esattamente 5, ultimo anno, le ha portato fortuna perché si è meritata questa meravigliosa vittoria. Io so che per Bianca era una vittoria importante, perché lei, oltre ad essere un'artista, è anche un'attivista, perché lei si batte per i diritti per la comunità LGBTQ+, è una trans queen non italiana del Salvador, giusto? E appunto ci ha portato delle grandi novità sia sul palcoscenico sia ha lasciato un messaggio importante su questo palcoscenico, che chiunque ce la può fare e soprattutto che l'arte drag non ha identità di genere. Bianca, io so che ti sei preparata tantissimo, dici qualche segreto di questo tuo show di questa sera, come l'hai immaginato? Come io sempre dico, per me il mondo drag è un mondo di divertimento. Il consiglio che io sempre do: divertitevi e soprattutto fai del vostro viso, del vostro corpo, un'arte. E per me l'arte sta ovunque. E io sono un artista e lo porterò sempre. E allora io e Clizia Style ti lasciamo con questo compito. Preparati bene, perché l'11 gennaio ti aspettiamo per la finale nazionale. Rappresenterai la Lombardia. Sai che io e Clizia siamo due cattive, per non dire altri termini. Esatto, Clizia, giusto? Assolutamente sì, si dovrà mettere sotto e lavorare tantissimo. Goditi quest'anno tutto tuo. Una corona ha un peso. Quindi, per cui, impegnati e facci divertire. Ci vediamo l'11 gennaio con la finale nazionale. Grazie a Bianca Oliveira. Grazie a tutti voi, vi aspetto qua l'11 gennaio. Ciao!